arrivo, premio Natale Piero Campisi. E allora, lei è Giulia Asaro, è la nuova Miss Mare del 2018. Applaudiamo, se apprezziamo di più applaudiamo più forte, tutti insieme. Jessica Palumbo, pronta per la corona e porge a Natale Campisi. Incoronata Giulia Asaro di Mazara del Vallo. Vogliamo chiudere così, con questa canzone dedicata a tutte le ragazze che avranno modo di collaborare con la produzione Campisi. Tutte bellissime, tutte quante. Ma è l'omaggio grande alla nostra Miss Mare che fa ancora la passerella. Aumentiamo la canzone. Si è conclusa felicemente la 30ª edizione del concorso internazionale Miss Mare. Siamo tornati felicemente nella nostra città, la città che ci appartiene, la città che ci ha lanciato, e quindi per noi è un grande orgoglio. Devo ringraziare gli sponsor che ci hanno permesso di arrivare a questo punto, a incoraggiarci e prepararci per la 31ª edizione che faremo, ve lo dico anticipatamente, di nuovo a Mazara. Già iniziamo il tour perché toccheremo quest'anno gli Stati Uniti, toccheremo Miami, toccheremo altri lidi, molto probabilmente Dubai e altre, diciamo, città importanti del mondo. Quindi già a gennaio si riapriranno le iscrizioni per quanto riguarda la 31ª edizione. E voglio ringraziare tutti, iniziando dall'amministrazione comunale che ci ha dato il patrocinio gratuito, e fortemente ringrazio tutte quelle famiglie delle Miss e soprattutto i nostri sponsor che ci hanno sostenuto, veramente incredibile. Tra di loro cercavano degli sponsor affinché questo progetto si potesse realizzare, e ci siamo riusciti, quindi li voglio ringraziare al nome della Campisi Group in maniera forte e importante. Ecco la nuova Miss Mare Giulia Asaro di Mazara del Vallo. Quanti anni hai? 21. 21, allora te l'aspettavi di arrivare a vincere questa fascia? No, assolutamente no, è una sorpresa. È stata una sorpresa? Sì, una sorpresa. Cioè, tu non ambivi proprio, no, a vincere un titolo? Penso di no. Ecco, pure sei diventata la Miss Mare. Cioè, ma io così. Quanto sei felice? A chi vuoi dedicare questo titolo, questa fascia? Alla mia famiglia, a mia madre, a mio padre e a tutti. Bene, complimenti. Il tuo sogno del cassetto qual è a questo punto? Fare successo, penso, sì. Ci proviamo? Ci proviamo. Intanto godi di questo momento, questa corona, questa fascia importantissima. Va bene, lo farò. Saluta il pubblico che ci sta guardando da casa. Ciao. Ecco la nuova Miss Mare, Giulia Asaro. È la nuova Miss Cinema qui a Miss Mare. Emozionata? Sì, sì, moltissimo. Quanti anni hai? 17. Ti chiami Giulia Craparotta? Sì, è stata la mia prima esperienza. Inizialmente l'ho presa come un'esperienza nuova da fare, però adesso ho capito il vero senso di tutto. E ringrazio Piero e Natale, grazie di tutto. Sonia Cintura di Trapani, è la sua seconda esperienza a Miss Mare.
E allora, che emozioni hai provato? Hai vinto una fascia molto particolare, quella di Miss Eleganza. Sì, è stato un grande onore ritornare qui con voi, Fratelli Campisi. Sono contenta di aver ricevuto questa fascia molto importante, Miss Eleganza. È una fascia con tanto significato. Sono davvero felice di questa esperienza. Lei, Margherita Di Mazzara, no? Una veterana di concorsi di bellezza, questa sera hai sfilato nella tua città Mazzara del Vallo per Miss Mare e hai vinto il titolo di Miss New Model. Era da circa 5 anni che non sfilavo nella mia città, quindi sfilare nella mia città dopo 5 anni è stata un'esperienza bellissima, da rifare sicuramente. Come ti sei trovata con le ragazze in albergo durante le prove? Benissimo, siamo andate tutte d'accordo, nessuna invidia, nessuna pretesa assolutamente. E nel backstage che aria si viveva? Ballavamo, ridevamo, ci divertivamo e basta.